questi bambini hanno due madri, e non solo una. Così, il sindaco Roma Roberto Gualtieri ha trascritto i certificati nascita due bambini nati all'estero da due coppie omogenitoriali, un italiano italiano italiano, l'altro inglese italiano, trascritto all'ufficio registro. La mossa, che si è svolta proprio nel codardo dell'orgoglio gay della Campitolina, chiaramente ha discusso le recenti frasi, accompagnate anche da dichiarazioni del Ministero degli Interni, aveva effettivamente imposto la fermata a questo automatismo burocratico non contemplato e tuttavia adottato da alcune amministrazioni municipali di Progressive Orientation Yet presso il Campidoglio. La pratica è stata deforestata con emozione e convinzione, come annunciato sui social network dallo stesso primo cittadino. Con emozione e condanna questa mattina abbiamo proceduto al tracing delle prime due azioni nascita registrate all'estero di bambini due madri. Un atto normale, giusto e rispettoso che garantisce pieno diritti a tutti i bambini. SPMNL 234-8 Roberto Gualtieri 9 giugno 2023. Con questa legge garantiamo ai bambini il riconoscimento della cittadinanza italiana, con i diritti correlati e per le madri completi nei loro confronti. Questi sono due certificati già formati all'estero e, con questa trascrizione, riconosciamo ciò che è già sanzionato nei paesi della nascita, cioè che questi bambini abbiano due madri, non solo una, ha detto Gualtieri in una nota, definendo oggi un atto normale, giusto, rispettoso, lentamente legittimo perché ci sono giudizi molto chiari a questo proposito, e sarebbe in braccio sbagliato e ingiusto per non procedere con le trascrizioni o farlo parzialmente. In termini dichiarazioni, tuttavia, stranamente il sindaco non ha menzionato il rifiuto del tribunale con l'appello due donne che a Torino hanno chiesto essere registrate sia come madri di due gemelli nati all'estero da eterologo. Lo abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Roma Capitale, coerenza, è in prima linea nella promozione dei diritti e contro qualsiasi forma di discriminazione. Il tempo da dedicare al paese è chiaro legge per le famiglie di omogeneitor, che garantiscono gli stessi diritti riconosciuti in tutta Europa, ha scritto Gualtieri sui social media, tornando per ribadire la battaglia dei sindaci di arcobaleno. Sul fronte politico, la mossa del sindaco della Campitolina è stata chiaramente letto come un atto ostile all'orientamento del governo, che segue invece una linea più cauta. Ci rivolgeremo al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, perché sindaco della capitale Roberto Gualtieri è primo che deve rispettare il rispetto delle leggi e non può sconvolgerle per le sue convinzioni politiche, ha attaccato Federico Rocca, consigliere del Capitolina d'Italia e presidente della Commissione Trasparenza Roma Capitale. E vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli è tornato la decisione oggi a sapore un atto sovversivo, costruito per farti dimenticare le condizioni dolorose in cui